Food Attraction 2023 continua. Ci troviamo allo stand di Conserve Italia. Siamo in compagnia del direttore generale dell'azienda, Pierpaolo Rosetti. Pierpaolo, dopo lungo tempo, parliamo di 8 anni, ritorniamo con te a parlare dell'azienda. Bene, mi fa molto piacere ritrovarti e siamo qui a questa fiera di Rimini perché vogliamo riproporci come un'azienda a fianco del mondo Horeca. Noi ci definiamo nel nostro stand Total Horeca Company perché? Perché abbiamo una offerta di prodotti che coprono tutte le esigenze del settore Horeca. Abbiamo il mondo del rosso, il mondo dei vegetali e naturalmente il mondo prioritario per noi nel mondo Horeca, che è quello dei succhi di frutta. In questo comparto abbiamo qui una novità molto importante, che è quella del nuovo succo Derby, tutto senza zuccheri aggiunti, in una bottiglia iconica che è la bottiglia blu, ma completamente rinnovata come immagine. Quindi siamo molto contenti di portare una novità in questo mondo Horeca che ha bisogno di novità in questo momento di forte ripresa. Non abbiamo però in esposizione e a disposizione di tutti coloro che stanno venendo a visitare il vostro stand solo i prodotti Derby. Abbiamo un'ampia gamma di concrete possibilità di acquisto da parte di tutti coloro che fanno parte del settore Horeca, come appunto i legumi in cui siete davvero fortissimi e i vari succhi con i vari brand a disposizione. Sì, nel mondo dei legumi, hai detto bene, c'è questa gamma dei cotti a vapore, una gamma veramente molto ampia in termini di prodotti e che offre un servizio eccezionale perché la cottura a vapore mantiene le qualità organolettiche del prodotto ed è molto pratica perché non c'è il liquido di governo. Quindi questo è sicuramente un prodotto su cui continuiamo a puntare molto, e sui succhi di frutta potrei dire la gamma yoga, che si compone dell'arte del 100% e la gamma classica, la gamma bio che ha il marchio Valfrutta. Alcuni esempi veramente di una gamma molto ampia che può veramente rispondere a tutte le esigenze degli operatori. Ma non dimentichiamo il pomodoro, dove abbiamo fatto dei formati ad hoc, penso al bag in box o al formato da chilo, che si presta molto per essere utilizzata nelle rilavorazioni che il mondo Horeca richiede. Ecco perché la mia domanda successiva era proprio: parliamo ora dei rossi, di tutta la linea che dedicate al settore della ristorazione, che è certamente tra le più rinomate in termini di offerta in Italia. Sì, il pomodoro noi lo decliniamo in tutte le sue versatilità, per cui abbiamo il pelato, abbiamo la polpa, abbiamo la passata, abbiamo fatto anche dei formati ad hoc, come dicevo, ma in questo momento cerchiamo anche di valorizzare la regionalità, cioè l'origine della materia prima, perché in questa nostra Italia ci sono tante zone vocate per fare pomodoro e noi vogliamo portare la territorialità e la regionalità, per cui abbiamo la gamma della Toscana, la gamma della Puglia, perché noi siamo presenti come azienda filiera agricola italiana in tutte le zone maggiormente vocate nella produzione del pomodoro. Pierpaolo, grazie per questa mini pillola dedicata a Conserve Italia. Noi ne sapremo ancora qualcosa di più intervistando tra pochissimo il nuovo direttore commerciale dell'azienda. Grazie nel frattempo per la collaborazione. Grazie a voi, è stato un piacere. Grazie, a presto.